bentrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi la nostra attenzione si focalizza ancora una volta sul mondo del volontariato e in particolare sulle realtà del territorio che si adoperano a favore della popolazione della cittadinanza. Abbiamo con noi in studio infatti due rappresentanti del Comitato di Belluno della Croce Rossa che saluto e ringrazio per essere qui presenti, il Presidente Fabio Zampieri, ben ritrovato Presidente. Grazie. Accompagnato da Carmen De Colla che è delegata per l'area sociale della Croce Rossa, Comitato di Belluno, ben ritrovata. Allora, tanti argomenti di cui discutere, Presidente, cominciamo con lei per fare un po' il punto, per fare la fotografia. Sappiamo che l'emergenza sanitaria, la pandemia, ha fin da subito coinvolto la realtà della vostra associazione sotto vari aspetti, sotto vari punti di vista, ma facciamo un po' il punto della situazione, Presidente, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, la vostra attività sul fronte sanitario in questo momento. Ma sì, questa emergenza ha comportato un po' una, dico non una rivoluzione, ma un sostanziale cambiamento della nostra attività, perché sono state sospese, come è ovvio, tutte le manifestazioni sportive, sagre e quant'altro, nelle quali noi fornivamo la nostra assistenza sanitaria con ambulanza, eccetera. E questo ha comportato per il nostro comitato il venir meno di importanti entrate, insomma. Per cui eravamo abbastanza preoccupati da un punto di vista, se vogliamo, meramente economico per il sostentamento del nostro comitato, per le spese fisse che abbiamo, ovviamente. In realtà poi è successo che è stata necessaria la nostra opera in vari campi per quanto riguarda appunto la pandemia. Abbiamo supportato le aziende con la misurazione della febbre all'ingresso degli operai, del personale. Collaboriamo con l'ULS per i tamponi a domicilio quando è necessario andare a domicilio. E questo insomma in qualche modo ha sostituito le entrate che prima facevamo in altra maniera, insomma. Quindi i nostri volontari sono impegnati in questo tipo di attività e poi grande rilevanza ha avuto, per quanto riguarda il nostro impegno per il Covid, l'iniziativa che è a livello nazionale, che si chiama Il Tempo della Gentilezza, di cui abbiamo anche già parlato varie volte, insomma. I nostri volontari si sono resi disponibili per portare medicinali a casa delle persone in difficoltà, sia per l'emergenza sanitaria che per altri tipi di difficoltà, anche la spesa, e un'attività assolutamente del tutto gratuita per gli utenti. E che ha impegnato moltissimo i nostri volontari. Insomma. Tra l'altro il vostro sodalizio, Presidente, si è anche rinforzato dal punto di vista numerico proprio con un'iniziativa che è stata introdotta a livello nazionale. Sì, noi abbiamo avuto la possibilità di incrementare i nostri volontari con i cosiddetti volontari temporanei, cioè un'iniziativa appunto nata a livello nazionale che ha consentito a persone che avessero avuto del tempo libero a disposizione, senza tante formalità, di entrare a far parte temporaneamente dell'organico del comitato, ovviamente svolgendo attività che era possibile fare senza una particolare formazione, per esempio appunto la consegna dei farmaci. Una volta istruite le persone su come bisognava porre attenzione sugli aspetti sanitari per preservare la propria salute, queste persone insieme, cioè uscivano uno di loro e uno dei volontari già formati, diciamo volontari effettivi, chiamiamoli. Ma abbiamo avuto un riscontro molto notevole e il contributo di queste persone è stato, io dico, determinante, perché veramente ci hanno dato una mano molto consistente. E hanno compreso, quello che mi ha stupito è che hanno compreso subito qual era lo spirito di Croce Rossa e si sono messi a disposizione veramente con grandissima disponibilità sia di tempo, e qualcuno anche ha fatto addirittura delle donazioni al comitato, quindi un grande successo. E adesso stiamo vedendo come poter mantenere il rapporto con queste persone per cercare di farle diventare appunto volontari effettivi, visto che hanno compreso un attimo com'è
il nostro modo di lavorare. Perché sono appunto delle risorse importanti, e mi Certo. immagino che magari fra di questi vi fosse anche qualche giovane. Ah, moltissimi, moltissimi perché in particolare in quel periodo studenti universitari, ma anche ragazzi delle superiori che non erano a casa di fatto, perché chiusi i corsi universitari, chiuse le scuole, hanno dedicato il tempo per gli altri, una cosa veramente bella. E è stata anche, se posso anche aggiungere, non solo con noi, ma anche con altre associazioni, è stato molto bello vedere i giovani che non si sono tirati indietro. Certo, nella drammaticità ovviamente del momento di Sì. questa situazione, ma come era accaduto, se vogliamo, anche durante la tempesta Vaia, anche quella, insomma, Sì. un dramma che si è abbattuto sul nostro territorio, ma che al contempo ha fatto emergere lo Certo, in spirito, forme la diverse, dedizione. certo, in forme diverse, ma anche in quell'occasione c'è stata una grande risposta da parte della popolazione quando le istituzioni e le associazioni hanno richiesto l'intervento della popolazione, nessuno si è tirato indietro. E se dovessimo, parlando dei giovani, adesso passiamo la parola alla signora De Coll, responsabile, ricordiamo, dell'area sociale, delegata per l'area sociale della Croce Rossa di Belluno, proprio nel fronte, diciamo, sull'ottica dei giovani, in vista anche del nuovo anno scolastico, fra le più recenti iniziative avviate dal vostro comitato, vi è una dedicata alle famiglie più in difficoltà dopo l'emergenza sanitaria. Ce ne parla un pochino, Carmen? Certo, perché noi da anni facciamo la distribuzione viveri e indumenti, no, come area sociale. Chiaramente e anche facevamo anche comunque la distribuzione di materiale scolastico in vista diciamo, dell'apertura delle scuole. Per fare questo noi creavamo degli eventi. Tipo lotteria, torneo di burraco e coi proventi, diciamo, si acquistava il materiale scolastico che veniva donato alle famiglie che ce lo richiedevano. In questo contesto, in questa fase critica di emergenza sanitaria e quant'altro, era praticamente impossibile creare questi eventi, per cui abbiamo optato per un'alternativa. Andare direttamente nei grandi centri di distribuzione di materiale scolastico e chiedere la possibilità di stare lì con dei nostri volontari e la gente che affluiva a acquistare il materiale per i loro bambini o anche per loro stessi, per i ragazzi, donavano nel contempo qualcosa a noi. È stata un'esperienza bellissima. Perché bisogna dire che effettivamente i bellunesi sono un popolo di persone che sono generosissime e questi ringrazio proprio di cuore perché si è vista anche in questo. Avevamo un po' il timore perché era la prima volta che si faceva questo tipo di raccolta. E invece abbiamo avuto un riscontro che è encomiabile veramente. Quindi ringrazio veramente tutta la popolazione che ha aderito a questa nostra iniziativa. Tutto questo materiale che noi abbiamo raccolto, poi lo distribuiremo, dedicheremo un paio di giornate in prossimità dell'apertura delle scuole, dedicheremo un paio di giornate esclusivamente alla distribuzione del materiale che abbiamo E raccolto. che verrà fatto con che criteri? Allora, noi sia per quanto riguarda il materiale scolastico, sia per quanto riguarda la distribuzione dei viveri in questo particolare momento di difficoltà, ci siamo interfacciati con tutte le assistenti sociali del comune di Belluno e dei comuni limitrofi. È stata anche una bella esperienza perché non sempre è facile interagire con le assistenti sociali, ma non per mancanza di volontà, ma per mancanza anche di tempo, perché sappiamo bene come sono le strutture, sì, hanno i loro tempi, Invece in questo contesto, in questo momento di difficoltà, noi siamo riusciti a creare dei tavoli di lavoro dove insieme abbiamo costruito dei progetti, siamo riusciti a entrare nelle case, dico così in modo figurativo, tramite appunto loro, delle persone, delle famiglie che fino adesso non erano emerse.
perché noi abbiamo sì il nostro gruppo di famiglie, sono di solito sono una trentina di famiglie che vengono mensilmente con le nostre due distribuzioni, il secondo sabato del mese e l'ultimo mercoledì di ogni mese, dalle 9 alle 12, la distribuzione viveri e indumenti. Dove? Alla vostra? Sempre sede. Nella nostra sede. Ecco, ricordiamolo che se c'è, sono informazioni importanti anche da dare queste alla cittadinanza. Certo. Apriamo una parentesi, signora. Voi fate la distribuzione per le famiglie bisognose di cibo e anche di indumenti, di queste cose presso la vostra presso sede. La nostra sede in via Bortotti. In via Bortotti, a Belluno, ecco questo. E diceva, avete allargato anche il vostro target di riferimento, quindi, con quest'ultimo periodo. Sì, appunto, con questa possibilità di collaborare con gli assistenti sociali siamo venuti a conoscenza di altre realtà che prima non erano emerse. Persone che magari per una questione di pudore o per famiglie che non avevano il coraggio di magari di venire da noi, però tramite l'assistente sociale ci comunicavano che c'era la famiglia di Zoldo, abbiamo spaziato appunto in questo periodo dallo Zoldano al Comelico, al Cadore, al Longaronese, portando appunto dei pacchi viveri, ma soprattutto portando di buoni spesa. Noi in questo periodo abbiamo distribuito circa 2.000 euro di buoni spesa che si sono stati donati dal Nazionale e altri 1.500 euro sempre in buoni spesa che si sono stati donati da una catena di supermercati. Cosa importantissima perché appunto quelli che noi conosciamo, che abitualmente vengono da noi, sappiamo già, loro sanno come sono le date, le distribuzioni e quant'altro, mentre quelli che, dei quali non eravamo a conoscenza delle loro necessità sono emersi in questo contesto. In questa occasione, assolutamente sì, diciamo che la pandemia insomma ha messo in luce vari aspetti, no? Se vogliamo anche della nostra quotidianità, della nostra società, abbiamo visto con purtroppo tutti gli effetti negativi, ma anche dei risvolti, se vogliamo, più positivi dal punto di vista della generosità, dell'altruismo, dell'essere appunto a disposizione del territorio. Presidente, mi sembra comunque di cogliere che nella filosofia della Croce Rossa vi sia un importante ruolo appunto per quanto riguarda l'aspetto sanitario, ma anche la parte sociale, e questa pandemia ha ulteriormente incrementato certo. questo ruolo. Ma diciamo, possiamo tranquillamente dire che l'obiettivo di Croce Rossa, l'obiettivo operativo di Croce Rossa anche a livello nazionale è diretto proprio più verso la parte sociale che verso la parte, chiamiamola ambulanza, tanto per banalizzare, ecco, per capirci. Perché l'aspetto sociale, la Croce Rossa nasce proprio con l'intento di ridurre le sofferenze, c'è scritto nel primo dei nostri principi, no? Cioè l'umanità, ridurre le sofferenze. E ridurre le sofferenze si fa soprattutto nell'ambito sociale. Perché la sofferenza sanitaria è una sofferenza, diciamo così, che può essere curata in varie maniere. Ma gli aspetti sociali presentano delle sofferenze che a volte è anche difficile, sono difficili da individuare. E il nostro intervento, il nostro operare, si sta rivolgendo in modo particolare proprio verso il sociale, proprio per andare a cercare queste sofferenze e cercare, per quanto ne siamo capaci ovviamente, per quanto ci riusciamo, a dare una mano a ridurre queste sofferenze e a ricondurre queste persone a una vita accettabile, insomma, ecco. Senta, Presidente, un altro tema, spaziamo perché abbiamo tanti argomenti, un altro tema di cui parlare è l'aspetto dei corsi. Voi siete soliti durante l'anno, mi accennava qualcosa anche prima, a proporre insomma varie iniziative. Sì. Come questi corsi sono stati in qualche modo rivisti anche alla luce della pandemia? Sì, allora noi stiamo, per quanto riguarda la pandemia, nel momento in cui è scoppiata, noi per una questione di prudenza e anche perché non sapevamo come si sarebbe evoluta la situazione, noi abbiamo sospeso brutalmente tutte le nostre attività di corsi proprio per una questione di massima prudenza sia nei confronti del nostro personale, sia nei confronti anche degli utenti, quando si parla di corsi esterni, che avessero frequentato i corsi, no?
Adesso stiamo vedendo di riprendere per quanto è possibile queste attività con l'attenzione appunto cercando di stabilire dei protocolli e delle modalità che siano assolutamente sicure per tutti, perché basti ricordare il fatto che se noi facciamo un corso di rianimazione, fra le cose che si insegnano nella rianimazione c'è la respirazione bocca a bocca, è del tutto evidente che è un'operazione simile, anche se sono stati stabiliti dei protocolli adesso per questa operazione di rianimazione senza il contatto, sì, no, proprio senza le insufflazioni per evitare ogni tipo di rischio. Quindi sì, abbiamo molte richieste per fare i corsi, come al solito, no? Molto apprezzato il nostro corso di disostruzione pediatrica, abbiamo sempre i corsi pieni, ma anche lì quando facciamo mettiamo in linea il corso arrivano montagne di richieste, quindi dovremmo spezzare il corso in vari perché non possiamo riempire la sala con più di tante persone, anche lì ci sono contatti, quindi stiamo un po' studiando le modalità più idonee per poter riprendere in qualche maniera questo tipo di attività, insomma. Certo, è una macchina organizzativa sì. non proprio semplice da gestire, no? Perché sì. Sembra, si pensa sempre, insomma, un'attività di volontariato, basta donare il proprio tempo, invece poi alla fine ci sono responsabilità, sì. Ci sono impegni, insomma, organizzare il tutto diventa delicato, quindi insomma ancora complimenti per il vostro operato, per quanto riuscite a fare, a dare per il territorio. Un'ultima domanda anche alla signora De Colle. Parlavamo così con il presidente anche delle persone, dei nuovi volontari che si sono avvicinati, questi volontari temporanei sono stati impiegati anche per le attività dedicate al sociale, e quanti sono in particolar modo i volontari che si dedicano proprio a queste iniziative? Siete suddivisi? Come siete organizzati? Allora, diciamo che con l'ultimo corso che è stato fatto, diciamo che mirava a diventare trasporto ambulanza, c'è il corso base che finisce a breve, no? 7-8 lezioni, dopodiché uno decide se preferisce continuare o fare area sociale o area emergenza. Chiaramente il corso non ha potuto proseguire per i motivi che sappiamo, e quindi ci siamo fortunatamente, io dico fortunatamente, trovati un bel po' di volontari e molto volonterosi, diciamo, a dare una mano nel sociale. Perché, come dicevamo prima, come diceva anche lei, non è così semplice, sembra facile distribuire la borsa della spesa, ma a monte ci sono un sacco di cioè, bisogna andare a raccogliere i viveri, c'è da organizzare il magazzino, c'è da organizzare, cioè c'è un'infinità di cose. E quindi in questo contesto siamo stati fortunati, ma sono anche proprio tanti che hanno voglia proprio di fare sociale. Perché probabilmente proprio da questa pandemia, da questa, chiamiamola, sofferenza sotto tutti i punti di vista, perché una sofferenza è emerso proprio questa voglia di fare, perché sostanzialmente, come diceva Fabio prima, è la nostra missione. L'umanità è uno dei principi, dei sette principi che ci contraddistingue. Ci dà proprio la forza e li vedo proprio vogliosi di fare. Ogni volta che mando un messaggio sono subito pronti. E questa sia è voi. Una cosa bellissima. Bellissima, veramente. Ci riempie proprio l'animo e ci dà la forza e la voglia di continuare a fare sempre di più. E di andare avanti. Bene, allora noi abbiamo fatto una panoramica, abbiamo fatto una carrellata grazie ai nostri ospiti delle attività dell'ultimo periodo, così possiamo dire più recente appunto, della Croce Rossa Comitato di Belluno, ma ci ritroveremo perché siete un vulcano, no? Fate tantissime cose, quindi sicuramente avremo modo di rincontrarci per approfondire ancora le tematiche, gli argomenti. Grazie al presidente Fabio Zampieri, grazie alla signora Carmen De Colle, e ci ritroveremo appunto presto, e a tutti quanti voi una buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a voi.